Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 2 marzo 2021. Oroscopo Pesci di oggi. Più teneri e maliziosi con Venere nel segno, a braccetto con Nettuno. Venere è una garanzia di malleabilità, gli altri sanno di potervi toccare il cuore, il difficile sta nel trovare la corda giusta e proprio come nelle fiabe la prova comporta un rischio. Se la supera può procedere coi progetti e addirittura pensare alla convivenza o a un pupo, ma se casca qui, smontato dalla voce di Mercurio e Saturno razionali in dodicesima casa, nessuna possibilità all'orizzonte, avanti il prossimo. Passioni e segreti vi si agitano dentro, come un mare in tempesta, siete depositari di fatti rigorosamente privati, rivelati da un amico in un momento di defaillance. Con mezza bottiglia di spumante in corpo, a voi non resta che rispettare la promessa e tenervi tutto per voi. Astro tarocco del giorno per Pesci. La giustizia, equilibrio e armonia. Bene le amicizie e le coppie. Potrebbero esserci anche proposte di matrimonio o convivenze interessanti. Buona salute sia fisica che spirituale. Riconoscimenti e giustizia. Giuste opportunità in amore e sul lavoro. Cercate di portare a termine tutti gli impegni di giornata che vi siete prefissati. Possibilmente non trascurate niente e fatelo con convinzione. Fase nuova in arrivo. Alcuni sapranno approfittarne in modo speciale riformando la loro vita e adattandola alle nuove occasioni. Altri invece appariranno più lenti nel cogliere queste occasioni che Giove ispira a partire da questo giorno. Potreste sentirvi irritati a causa di una notizia che sopraggiungerà nel tardo pomeriggio. Ma non preoccupatevi eccessivamente, in questi giorni arriverà una buona notizia che vi farà dimenticare questa irritazione. In arrivo un messaggio inaspettato, potrebbe essere una gioia, ma ponderate bene la risposta e non siate precipitosi. Trovate tempo e modo per dedicarvi di più al vostro partner che appare deluso dal vostro comportamento. Anche una piccola tenerezza oggi potrà farlo felice. Oggi potrebbero esserci degli intoppi burocratici che vi faranno rinviare progetti che avete avviato e a cui tenete particolarmente. L'amore ha qualche nota dolente proprio per il nervosismo scaturiti da questi intoppi. Favoriti coloro che stanno per iniziare, hanno iniziato, o intendano frequentare, un corso di formazione. La luna in aspetto favorevole renderà fruttuoso il tutto. Oggi in particolare riuscirai a capire le persone al volo. Sarai discretamente soddisfatto di te stesso. Spostamenti, viaggi e contatti con vicini risulteranno piacevoli. Sarai serio e affascinante. Attento alle persone poco oneste. In fondo non vi costa poi molto assecondare qualche capriccio del vostro partner, almeno per il momento. Bella ripresa in amore. Si affaccia per voi le opportunità di cambiare quello che meno vi piace del vostro lavoro. Se c'è stato un fermo dal punto di vista lavorativo, oggi sarà un giorno di ripartenza, di grande recupero. Giornata positiva nel primo giorno di primavera secondo i meteorologi che piazzano l'inizio della stagione in questo momento dell'anno. In cielo splende la fortunata combinazione tra Venere e Nettuno, ospitati entrambi proprio nel vostro segno, i Pesci e Marte collocato nell'amico fedele del Toro. Giove, pur benefico dal vicino Acquario, vi invita a una maggiore prudenza, a non esagerare nei comportamenti a volte estrosi, tanto da diventare stravaganti, che a volte vi caratterizzano. Se c'è qualcuno che vi piace, è il momento di farvi avanti e dichiararvi, d'altronde non avete nulla da perdere. Come si dice, tentar non nuoce. Sul lavoro siete forti e convinti delle vostre qualità. Evitate però discussioni, anche piccole, con colleghi e superiori se non volete guastare rapporti importanti e mettervi in difficoltà. Oggi per i Pesci è una bellissima giornata per l'amore. Potrete trascorrere una bellissima serata con la vostra metà che riaccenderà quella passione che avevate un tempo. Queste emozioni ritrovate, però, non potrebbero durare ancora a lungo, quindi sfruttate ogni momento. Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox oggi sarà una giornata fantastica per l'amore. Finalmente trascorrerete una bellissima serata con il partner che riaccenderà in voi la passione che avevate un tempo. Non potrebbe durare ancora a lungo, quindi sfruttate al massimo ogni minuto.
che noi avere sempre delle situazioni da decifrare. Vi toccherà anche in questa giornata, nella quale dovrete fare i conti con i misteri che gli altri non vogliono svelarvi. Cercate di essere più scaltri che potete, punto. Riuscirete nel vostro intento, perché il vostro interesse è ben superiore a quello che solitamente provate. Cercherete sempre di mettere davanti a tutto le necessità di quelli che hanno più bisogno intorno a voi, punto. Grazie al sestile del magnetico Plutone da un lato e di Marte dall'altro, il trio Sole-Venere-Nettuno si accende di passione, splendide promesse per questo inizio di settimana e del mese, che fa piacere ricordarlo. Gli antichi romani consideravano come capodanno, dunque davvero un buon inizio. Solo una raccomandazione con Saturno, Giove e Mercurio in dodicesima casa: attenti a quel che dite al capo e dove mettete i piedi, punto. Amore ed Eros, così l'amore per voi, reale o immaginario, comunque dolcissimo. Guai seri solo per chi di amori ne ha due, uno ufficiale e uno segreto, prima o poi una decisione sarà doverosa. Probabilmente già dietro l'angolo, punto. Sarai preso nel vortice della passione più sfrenata, grazie ad un partner che saprà toccare le corde più nascoste del tuo desiderio. Questa sera sarà davvero caccia grossa, un'azione bellica da cui non tornerai assolutamente a mani vuote, perché il suo fascino avrà ragione della preda più difficile da catturare, punto. Si verifica un aspetto molto bello che sia contemplabile sul panorama zodiacale pur non in diretto contatto con il vostro segno, quello tra Luna e Giove, entrambi i vostri nomi tutelari dei Pesci. Entusiasmo e gusto per la sperimentazione erotica non vi mancheranno, specie se siete cuori solitari. I rapporti consolidati da tempo vedono un momento di rifioritura della passione e di contemporanea facilità a stabilire un ottimo contatto comunicativo. Plutone, Marte e Sole vi offrono la possibilità di osare e spingervi in territori mai toccati, specie se siete nati nella terza decade. Punto. Lavoro e denaro, piacevole l'attività del giorno, almeno finché non arriva l'estratto conto. Spendere, concedervi qualche extra per sentirvi almeno per qualche ora principe o principesse senza i problemi che vi affliggono nella quotidianità, punto. Il cielo propone situazioni improvvise o inaspettate nel settore denaro. Potranno esserci mancati guadagni, spese extra, cattivi investimenti e vere perdite di soldi. Se sei alla prima esperienza, sarai invogliato a fissare nuovi traguardi e la tua inventiva sarà stimolata al meglio. Cerca di non farti sopraffare dalla fretta, punto. Venere benefica vi può far sentire completamente capiti e apprezzati in ufficio per quello che fate e per come lo svolgete. Capitalizzate questo vostro momento d'oro e sappiate sfruttare il momento molto positivo, punto. Benessere, l'energia vi viene dal dentro, attinta da riserve profonde. Se poi siete attratti dalle praticate yoga e dalla meditazione, le vostre potenzialità si affinano ulteriormente. Unica raccomandazione, raddrizzate le spalle e mantenete la colonna ben eretta, la gobbetta invecchia, punto. Con i pianeti contrari il livello di energie non sarà propriamente confortevole, tuttavia Mercurio, ancora positivo, promette facili recuperi. Regalatevi un ciclo di cure di bellezza per aumentare il vostro dolce fascino nettuniano, punto. Per lei, immagine curatissima, capelli da parrucchiere e abbigliamento da urlo. Chi credete di conquistare così abbigliate per andare semplicemente al lavoro, punto. Per lui, fissate su antichi rancori, se vi lasciate imbavagliare dalla possessività, perdete di vista voi stessi e la vostra natura. Qui urge uno scossone, punto. Colore delle emozioni, rosatea, punto. Barometro dell'umore, soleggiato, punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 10, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.